Riparte da Taormina il nuovo corso del megafono in Sicilia, il movimento che, fondato dal presidente Crocetta, ha esordito alle elezioni regionali ottenendo un buon successo elettorale e che oggi esprime al Parlamento regionale siciliano 5 parlamentari che aderiranno al Partito Democratico. Presidente, oggi è un momento importante per il megafono, questa costituzione all'interno del Partito Democratico, e comunque la presenza di Faraone vuole suggellare questo. Sì, così per togliere gli equivoci. Noi siamo un movimento che ci sono iscritti e non iscritti al Partito Democratico, che ha una sua autonomia sul modello del Bing Bang di Renzi, e anche per rafforzare quella linea del Premier, del Presidente Renzi, che è una linea di cambiamento profondo della società italiana. In Sicilia si è aperta una grande sfida che è contro un sistema di potere clientelare mafioso che ha distrutto la Sicilia. E noi questa sfida la accettiamo tutta, siamo pronti a qualsiasi sfida, nessuno pensi che ci possa ricattare o mettere in ginocchio. Anzi, siccome qualcuno parla impropriamente, in modo immotivato, di commissariamento, quando questi commissariamenti non erano stati invocati, quando i bilanci erano in negativo come nel 2011 e nel 2012, e mentre noi abbiamo avuto nel 2013 un bilancio positivo, a questo punto io mercoledì andrò a presentare un esposto alla Procura di Palermo per tentativo di attentato alla Costituzione, così una serie di vecchi tromponi si rendono conto che non si gioca con la libertà del popolo siciliano. Presidente, è un momento certamente comunque non facile per gestire la politica nell'ambito della regione siciliana, e pende una mozione nei confronti dell'assessore Scilabra, assessore Vancheri, e si parla anche di un accordo con Berlusconi che potrebbe salvare questa mozione Scilabra. Accordo con Berlusconi, ma veramente, come dire, è fantascienza, fantascienza. Il problema è che la mozione è immotivata, anche perché Checkday è stato riconosciuto valido dall'Avvocatura dello Stato. La stessa dirigente oggi sul di Sicilia, la Corsello, dice che veramente noi ritenevamo che ci fossero problemi tecnici, su questo era venuto il contrasto, ma nel momento in cui l'Avvocatura chiarisce non si capisce perché. Il disegno di legge sulla formazione è lì presentato, e abbiamo presentato anche, lunedì presenteremo una proposta per l'agenzia per regionale della formazione per garantire ai lavoratori. Io credo veramente che qui si vuole strumentalizzare solo per ragioni politiche un fatto tecnico che ha creato qualche difficoltà, il piano giovani che continua, e quindi in realtà Nelli ha messo in discussione un grande sistema di potere, una formazione che pagava praticamente soltanto 160 milioni di euro per gli stipendi, ma costava 480 milioni. Chi si fregava i 320? All'Assisi era presente anche l'onorevole Davide Faraone, leader del Renziano in Sicilia, a suggellare l'intesa con Renzi. Il ruolo del megafono all'interno del PD? Ma il problema non è il ruolo del megafono all'interno del PD. Qui il fatto che si è verificato è che ci sono dei parlamentari che hanno deciso di aderire al PD e che quindi hanno sostanzialmente arricchito la presenza del gruppo parlamentare all'ARS. Diciamo anche in conformità con quello che sta accadendo a livello nazionale, noi abbiamo preso più del 40% delle elezioni europee, è giusto che ci siano anche delle rappresentanze che siano proporzionate. Lei più volte durante il suo intervento ha fatto appello alla necessità di creare condizioni perché all'ARS ci siano i numeri, quale elemento imprescindibile per la governabilità. Come? Ma intanto bisogna riuscire a creare le condizioni all'interno del Partito Democratico, e dopodiché bisogna riuscire a proporre delle leggi che consentano, oltre di dichiarazioni di principi e quindi leggi che sono utili, che poi abbiano i numeri in assemblea per essere votate. Se si propongono leggi che non hanno poi numeri e non si approvano, si rischia di essere assolutamente irrilevanti.